sepolte senza pagine di storia, ma adesso c'è Ted che ce lo racconta. Uomini e donne senza gloria, figli di un'Italia senza memoria. Asso di cuori. Il brano Asso di cuori è la storia di Guido Keller, un grandissimo aviatore italiano che visse durante la prima metà del Novecento e partecipò alla mitica impresa di Fiume insieme a Gabriele D'Annunzio. È davvero un peccato che di questa esperienza si sappia davvero poco e per certi versi anche comprensibile, in quanto indissolubilmente legata al periodo fascista. Bisogna però pensare che Fiume fu un esperimento che davvero anticipò Woodstock e Christiania in termini di liberazione dai vincoli morali. Intanto attirò gli artisti più folli di quella generazione. Si sperimentò l'amore omosessuale. Per la prima volta fu concesso il divorzio alle donne, tant'è che molte italiane si trasferirono a Fiume proprio con questo intento. Vigeva di fatto un sistema di liberalizzazione nell'utilizzo delle droghe. Addirittura le donne avevano libero accesso alla carriera militare. Inoltre la Costituzione del Carnaro tentava di andare oltre l'ontologica contrapposizione tra capitalisti e lavoratori, riconoscendo ampi diritti a questi ultimi. Questo solo per dire quanto era avanti il modello di società ideato a Fiume. E forse fu proprio per questo che nel Natale del 1920 l'esercito italiano represse nel sangue questo governo autocostituito. Guido Keller era fondamentalmente uno spirito libero. Oltre al volo era appassionato di musica e di filosofia. E furono proprio gli aspetti più stravaganti della sua personalità a portarlo a conoscere Gabriele D'Annunzio. Guido Keller era assolutamente vegetariano, anzi vegano, perché secondo alcuni si nutriva soltanto di erba, girava spesso nudo per le strade, nell'aereo che guidava per finalità militari, dove spesso sorseggiava tè leggendo Dante, aveva inserito un teschio con un fez, in quanto era molto affascinato dal mondo arabo. Di notte dormiva su un albero, rigorosamente solo, anzi in compagnia di una aquila ammaestrata. Durante una delle sue imprese, che potremmo definire a ragione dannunziane, volò sul Parlamento italiano e lanciò un pitale pieno di rose, in un gesto chiaramente critico nei confronti del modello democratico.